Hanno iniziato prima a discutere davanti ad un bar, poi sono passati velocemente dalle parole ai fatti e sono partiti due pugni al volto che hanno ricevuto come risposta un colpo di bottiglia rotta alla gola. Al culmine di una lite al bar Zodiaco di Mezzano, nel Ravennate, Alessandro Comandini, di 42 anni, ha colpito con il collo di una bottiglia spezzata l'avversario, un cinquantenne, centrandolo a pochi millimetri dalla giugulare. I carabinieri, allertati dalla barista del locale che li ha chiamati capendo che la discussione stava degenerando, hanno così arrestato con l'accusa di tentato omicidio il 42enne della zona, già noto alle forze dell'ordine per precedenti di violenza alle persone, e proprio per questo era sottoposto all'obbligo di firma. L'uomo è stato rintracciato nella propria abitazione quando aveva già cambiato gli abiti e aveva messo quelli sporchi di sangue in lavatrice. Secondo una prima ricostruzione, avrebbe colpito l'altro con la bottiglia della birra che stava bevendo dopo essere stato centrato a sua volta da un pugno in faccia sferrato per motivi da chiarire. La vittima è stata ricoverata in ospedale a Ravenna sotto osservazione perché ha perso molto sangue e sino all'arrivo del personale medico del 118 per i soccorsi è stato utilizzato un asciugamano per tamponare la profonda ferita, come si diceva, a pochi millimetri dalla vena giugulare.